comunque posto dove io ho incominciato a fare il gioco del riconoscimento. Le mie prime arte fiera erano andare con amici e dire di chi era un certo quadro, di chi era una certa opera prima degli altri, insomma, la gara dell'attribuzione. Quindi, perché le fiere ovviamente impongono sempre questa specie di gioco nel riconoscere non soltanto gli autori, ma anche la qualità, anche la coerenza, insomma, e anche in una fiera che è sempre un posto un po' confusionario, quando c'è qualcosa di assolutamente outstanding lo si vede, emerge in maniera particolare. Allora, ci ho detto, naturalmente io ringrazio chi mi ha preceduto, e cioè la dottoressa Evangelisti e Spadoni e Verzotti nei successivi credo 4 anni, cioè ringrazio chi ha impostato gli ultimi anni di Arte Fiera, gli ultimi 20 anni di Arte Fiera, perché anche se chiaramente abbiamo assistito a un processo di salita di Arte Fiera in Italia e in particolare di Mia Arte e di Artissima, non dobbiamo dimenticarci che Arte Fiera è e resta la fiera d'arte in Italia con un maggior fatturato, cioè dove la forza economica è maggiore, sostanzialmente doppia rispetto a queste altre due fiere che sono le maggiori competitor, anche se poi ne sono nate tante altre con molti molti pregi, ma insomma mi sembra importante ricordare che coloro che mi hanno preceduto hanno saputo mantenere